Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi lunedì 27 maggio 2019. Siamo in diretta con la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo in edicola. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il centro della provincia di Pescara. Titolo di apertura uguale per tutte e quattro le province, vince la Lega, sorpasso PD. All'Europea il Caroccio trionfa, è oltre il 30%, in Italia i democratici superano i 5 Stelle, l'Abruzzo sceglie 99 sindaci, affluenza in calo in regione, meno il 12%. Vediamo nella parte centrale del quotidiano. Oggi invece i verdetti per i primi cittadini, Pescara e Montesilvano, l'affluenza si abbassa di oltre 6 punti. Dalle 14 di oggi lo spoglio delle schede. Nell'articolo di spalla, articolo sportivo di destra, purtroppo Pescara KO, che rabbia, i biancazzurri perdono la semifinale di ritorno dei playoff e dicono addio alle speranze di promozione in Serie A. Il Verona si impone per 1-0 all'Adriatico con un rigore realizzato da Di Carmine e guadagna il pass per la doppia sfida con il Cittadella, valevole per il salto nella massima categoria. Praticamente un derby tutto veneto, in atteso anche soprattutto alla vigilia. Del ciclismo si parla della vittoria di Cataldo, show il corridore di Miglianico, 34enne, vince il giro a Como. Atalanta e Inter in Champions, Juve al tappeto e l'Empoli va in Serie B. Nei box in basso il dramma dei dipendenti della Mercatone 1, si punta adesso alla cassa integrazione. Vogliamo ricordare che hanno saputo di essere stati licenziati 1800 dipendenti tramite i social network il giorno di sabato. A Popoli invece la riapertura delle terme annunciata per il 10 giugno. Dalla provincia di Pescara ci spostiamo a quella di Chieti, anche delle zone di Lanciano e Vasto. Vediamo lo stesso titolo di apertura, ma il ciclismo si parla Abruzzo. Al giro la festa con Cataldo, Dario Cataldo, corridore di Miglianico, il 34enne, in forza all'Astana, ha vinto la 15ª tappa del Giro d'Italia. Un'impresa perché l'abruzzese era partito in fuga con Cantagno, dopo 16 km è arrivato fino al traguardo di Como, regalandosi il suo primo successo. Nel taglio basso si parla del prof assenteista, caso in procura. Il rettore a Chieti presenta denuncia sul docente accusato da 29 studenti. Il caso del professore assenteista finisce in procura e a mandarcela la stessa università d'Annunzio, che sul docente del corso di laurea di fisioterapia ha aperto un'inchiesta disciplinare. Ad Atessa invece Sevel, 120 interinali da oggi rientrano al lavoro. Invece a Vasto cresce la differenziata, in arrivo sconti sulla Tari. Anche qui nei box in basso si parla del KO del Pescara contro il Verona, che dice addio al sogno della Serie A, e Atalanta e Inter in Champions. Passiamo adesso sempre al centro della provincia di Teramo. Nel box, nel taglio in basso, preso il rapinatore dei giardinetti a Teramo, arrestato un nigeriano di 22 anni, richiedente asilo, ma già espulso. A Roseto, da sabato, strisce blu con la nuova società. Una campagna invece di comunicazione, gli operatori turistici promuovono Teramo. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo a quella dell'Aquila e Avezzano e Sulmona delle zone. Accord, c'è l'ipotesi commissario. All'Aquila domani si riunisce il consiglio di amministrazione dopo il sequestro di 5 milioni e l'inchiesta. Si riunisce, come riporta qua l'articolo, il consiglio di amministrazione dell'Accord Phoenix, convocazione straordinaria dopo l'inchiesta che ha travolto il sito industriale.
con il sequestro di 5 milioni tra conti correnti e macchinari e avvisi di garanzia a 3 dirigenti. Ad Avezzano invece nuova giunta De Angelis spegne le ambizioni dell'UDC. Sulmona trasporti in panne, si ammalano due autisti, cancellate 13 corse. Dal quotidiano Il Centro al Messaggero, per poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali, l'Abruzzo, titolo di apertura, va subito a destra europea, primi dati in linea con la tendenza emersa nel voto per la regione, Partito Democratico in ripresa, oggi gli scrutini per i sindaci di Montesilvano, Pescara e Giulianova, affluenza invece in netto calo. Si parla nel centro pagina, vediamo la foto anche di apertura, rabbia Pescara, pilone, ripartono altri, il Verona Corsaro si qualifica per la finale playoff, passa all'Adriatico, gremito in ogni ordine di posti, battendo il Pescara su calcio di rigore di Carmine nella ripresa e così finisce il sogno della Serie A per i ragazzi di Pilon. A Chieti invece concorso all'ASL, le prove orali sono da ripetere, il TAR accoglie il ricorso di un escluso direttore generale, forse ritorna Zavattaro. Si apre una settimana importante per il futuro dell'ASL di Chieti, dove proprio la nomina del nuovo direttore generale da parte della Giunta è attesa fra domani e mercoledì. Dal quotidiano Il Messaggero vogliamo passare ai quotidiani nazionali, la prima pagina del Corriere della Sera, titolo di apertura, la Lega vola, il PD supera il Movimento 5 Stelle, voto europeo, crollo dei 5 Stelle, Salvini esulta e detta la nuova agenda di governo. Nei box in alto, ultima giornata di Serie A, Inter e Atalanta volano, in Champions Milan fuori. E poi ci spostiamo nella parte centrale, del taglio centrale del quotidiano Il Corriere della Sera. Di Maio dice i nostri si sono astenuti. Invece alle regionali in Piemonte vince il centrodestra, Cirio avanti a Chiamparino, e vittoria invece in Francia di Le Pen, ma i sovranisti restano ancora una minoranza. Dal Corriere della Sera vediamo la prima pagina del quotidiano Repubblica, ombre nere, stravince Salvini, ma i sovranisti non sfondano, affluenza record, vota 1 su 2, sale l'onda verde, Lega primo partito oltre il 30%, il PD invece sorpassa i 5 Stelle. L'Italia, crolla il movimento di Di Maio, vola il centrodestra, esecutivo in bilico, Conte dice io non mi farò massacrare. E invece in Europa Le Pen supera Macron, giù i socialisti e popolari, tiene Merkel, l'Unione salvata dal voto dei giovani. Vediamo, si parla anche della morte di un notissimo giornalista che viveva a Washington. Si parla di Vittorio Zucconi, grande personaggio giornalistico soprattutto a livello internazionale, è venuto a mancare proprio questi giorni. Passiamo adesso al quotidiano Il Fatto Quotidiano, altro quotidiano giornale nazionale, le proiezioni, la Lega ribalta gli equilibri giallo-verdi e sfonda il 30%, governo Conte sempre sopra il 50%, Piemonte alle destre. Adesso comanda Salvini, crollo 5 Stelle e sorpasso con il PD. Invece nel box in alto, stragi di mafia fuori dal pool del Dipartimento Nazionale Antimafia sui mandanti esterni, Di Matteo silurato per un'intervista, ora si aspetta il Consiglio Superiore della Magistratura. Una notizia economica, Fiat Chrysler Auto Renault, oggi è il giorno della verità. Vediamo, oggi c'è un consiglio di amministrazione straordinario di FCA nel questo lavoro con il gruppo francese della Renault.
Ci spostiamo adesso sul quotidiano Libero, Lega, primo partito d'Italia, Salvini sfonda, vediamo Di Maio invece affonda. Risultato epocale del Carroccio, gli elettori sono stati chiari, e i grillini tornano indietro di 5 anni e perfino il PD va meglio. Bene la Meloni, Le Pen, Orban, Farage, i sovranisti avanzano in Europa, male invece la Merkel e Macron. E invece nel box in basso si parla dell'impresa Atalanta in Champions con l'Inter, bergamaschi qualificati per la prima volta, Milan fuori, beffato dai cugini nerazzurri. Anche questo giornale parla dell'addio a Zucconi, giornalista fantasioso, è morto ieri a Washington a 74 anni dopo una lunga malattia. Da Libero ci spostiamo al Messaggero, questa volta il quotidiano nazionale. Balzo Lega, il PD sorpassa il Movimento 5 Stelle, ex poll, il Carroccio tra il 27 e il 31% è primo partito, forte calo dei 5 Stelle. E nel taglio alto, box in alto, Roma in League, Europa League, De Rossi, addio struggente tra lacrime, sorrisi e cori contro l'assente Pallotta. Qui vediamo nella foto Daniele De Rossi che si unisce nella foto del suo addio insieme a Francesco Totti e Bruno Conti, altri due campioni della Roma del passato. E anche qui Serie A, i verdetti, Champions, Atalanta e Inter, beffato il Milan e in viva l'Empoli. Nel centro pagina ex poll, Le Pen, Merkel resiste, ma i sovranisti non sfondano, il fronte batte Macron, la CDU cala, ma è prima valanga Farage. Nel taglio basso, in box, FCA, Renault, Fiat, Chrysler, l'auto, nasce il colosso dell'auto. Oggi il Consiglio di amministrazione dei francesi, timori per i tagli occupazionali in Italia. E nel box in basso, quello che è successo a Madrid questi giorni, è un napoletano di 24 anni, vittima in coma. Rissa a Cadice, lo studente Erasmus resta in carcere per tentato omicidio. Lo scontro tra i due gruppi, uno italiano e uno spagnolo, è avvenuto in una discoteca di Punta San Felipe. Sono 4 gli studenti italiani coinvolti. Un secondo giovane dovrà restare in Spagna a disposizione. Dal quotidiano Il Messaggero al Manifesto, vediamo la foto di Salvini, l'Europa non si astiene, sale l'affluenza, la fermentazione del Parlamento che perde la sua vecchia maggioranza, volano i verdi e crescono i liberali. Incoronato Salvini, guadagna Fratelli d'Italia, Forza Italia sotto il 10, crollano i 5 Stelle mentre il PD si risale la china. Male però la sinistra. E vediamo adesso il Sole 24 Ore, quotidiano nazionale economico, boom Lega, PD supera il Movimento 5 Stelle. In Italia il Carroccio avanti nelle proiezioni, il Movimento 5 Stelle crolla, sorpasso PD, Salvini, non regoliamo i conti, governo avanti. Invece per quanto riguarda l'Europa, affluenza più alta ma non in Italia, in Francia Le Pen davanti a Macron, i sovranisti non sfondano, trionfo verde invece in Germania. Nel altro titolo importante, i gruppi FCA, Fiat, Chrysler, l'auto erano tratto in una maxi alleanza, fronte aperto con Nissan, caccia a una intesa per recuperare Forza. E nella panoramica invece di destra, vediamo nella panoramica del articoli di spalla di destra, sugli immobili, IMU, TASI alla cassa, ma l'aumento può slittare a dicembre. E poi i professionisti, compensi e banche date, le trappole dell'ISA. Vediamo altri articoli, spostandoci questa volta sul quotidiano Il Mattino di Napoli,
Vola la Lega, il PD al sorpassa il Movimento 5 Stelle, ex polle delle europee, balzo di Salvini tra il 28 e il 30%, i democratici secondi, Forza Italia all'8, sale l'affluenza ma di metà del sud non vota, più metà del sud non vota. E male grillini anche nelle roccaforti del mezzogiorno. Vediamo anche nei box in alto, oggi annuncio, l'annuncio FCA Renault, un'alleanza che non favorisce le nostre fabbriche, campionato invece Empoli in B, finale batticuore Inter-Atalanta e Champions e cantiere azzurro, festa Sampdoria per Quagliarella, grazie a tutti, dice Quagliarella della Sampdoria. Nel centro pagina, sempre parlando degli esiti delle europee, Le Pen valanga, resiste la Merkel, frenata i sovranisti, frenati i sovranisti. E poi nel box in basso si parla della triste vicenda che è successa in Spagna, a Cadice, liberati il napoletano e il salernitano, rissa tra studenti Erasmus, in carcere però solo il salernitano. Dal quotidiano Il Mattino al quotidiano nazionale Il Giornale, governo addio, terremoto, elezioni, grillini a picco, sorpassati dal PD, Di Maio ora rischia. Lega al 33%, Forza Italia tiene, Fratelli d'Italia ok, il centrodestra c'è. In Europa invece Macron, riporta qui il quotidiano, crolla ma i sovranisti non sfondano. E nei box in basso si parla oggi tantissimo di questo consiglio di amministrazione che si terrà tra Fiat che sposa la Renault, dovrebbe nascere un supergruppo industriale di auto. Dal quotidiano Il Giornale al quotidiano Il Nazionale Il Tempo, quotidiano soprattutto romano, trionfa Salvini e con lui la Meloni. Europea, Lega prima al 30%, ex poll Fratelli d'Italia, il PD vede il sorpasso sul Movimento 5 Stelle, Le Pen verso la vittoria, ma a Strasburgo regge l'asse franco-tedesco. Nel centro pagina si parla dell'addio del calciatore De Rossi, olimpico da brividi, cori, striscioni e tante lacrime, l'addio di De Rossi alla Roma. Qui vediamo che dà il saluto ai suoi tifosi dopo tanti anni di permanenza nella squadra giallorossa di cui è stato anche capitano dopo l'era Totti. Assolto per il giallo di Monteverde, si è fatto 3 anni di galera e l'assassino non era lui. Altro articolo, l'odissea di un giovane romano in cella per abuso sessuale, ma lei si era inventata tutto. Dal quotidiano Il Tempo alla Stampa, ribaltone Lega, Lega boom, crollo 5 Stelle, Salvini sfiora il 30%, elezioni europee cambiano i rapporti di forza tra gli alleati di governo, Conte, la campagna elettorale dice non ci ha aiutato, qui vediamo anche le percentuali delle votazioni, nel taglio basso Le Pen supera Macron, volano i verdi, Strasburgo respinge l'ondata sovranista. E ciò vediamo questa mattina tutti i quotidiani che parlano degli eventi, delle elezioni. E Il Secolo d'Italia, quotidiano diretto da Francesco Storace, Conte sali al colle, riporta qui l'articolo di apertura, europea, il sorpasso PD sui grillini mette il governo in difficoltà, bene invece Fratelli d'Italia. Poi vediamo nei box in basso, si parla del chiude Mercatone 1, annuncio su Facebook, c'è disperazione e incredulità, i 1800 lavoratori del Mercatone 1 sono venuti a conoscenza del fallimento della società solo via Facebook, non c'è stata nessun'altra comunicazione e la loro disperata protesta esplode proprio nel giorno del silenzio elettorale.
Con questo ultimo articolo dei quotidiani nazionali ci spostiamo sempre a altri quotidiani nazionali, questa volta quelli sportivi. Iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport, Neuro-Inter e l'Atalanta fa la storia, va in Champions dopo una gara folle e Milan fuori. Vediamo poi nel centropagina le foto anche di copertina, San Siro trema, Keita, Nicolange e Super Landonovic, voto 9, decisivi, un grande Empoli, perde e va in B, disastro, Icardi esce tra i fischi. E invece qui vediamo a destra, nella foto di destra, la festa dei bergamaschi che rimontano il Sassuolo, sono terzi e per la prima volta giocheranno la Coppa dei Big. Infatti vediamo nella classifica che l'Atalanta ha terminato il campionato al terzo posto insieme all'Inter con 69 punti. E poi ci spostiamo al Corriere dello Sport, vediamo qui anche qua titolo di apertura, Firenze trova l'America, i Viola restano in Serie A con il Genova grazie al pareggio e ora i della Valle chiuderanno la cessione del club a Commisso. Via Corvino si salva Antognoni. E nel centropagina Spalletti regala ad Antonio l'Europa nobile, Conti in Champions, l'Inter piega l'Empoli che scende in B dopo una partita pazzesca 2-1. E vediamo qui invece nell'articolo di spalla di destra un coro d'amore e DDR si inchina, sta per Daniele De Rossi, i tifosi lo invocano a gran voce e Daniele si congeda baciando la pista dell'Olimpico, l'abbraccio di Totti e le lacrime di Bruno Conti. Nei box in basso si parla della Formula 1, Hamilton vince a Monte Carlo e poi il Giro d'Italia, il morso dello squalo, di Ball sfera l'attacco, guadagna 40 secondi. E dopo il Corriere dello Sport, il titolo di apertura di Tutto Sport, storico Dea in Champions, eccolo qui, si parla dell'Atalanta e nel taglio alto invece l'era Allegri si chiude con la sconfitta di Marassi 2-0 e ora scatta la settimana decisiva per il nuovo allenatore, Juve e Sarri che finale, mercoledì la sfida con l'Arsenal per l'Europa League e poi il vertice fra il tecnico e il Chelsea. Nel taglio degli articoli di spalla si parla della vittoria di Hamilton a Monte Carlo e poi la vittoria della tappa al Giro d'Italia che si è conclusa a Como dove vince l'abruzzese di Miglianico Cataldo e Nibali rimonta vari secondi. Con quest'ultimo articolo del quotidiano sportivo vogliamo adesso fermarci per un break pubblicitario, poi riprendiamo nella seconda parte sempre in diretta con le letture delle pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati, ci troviamo alla seconda parte di Mattino 6, siamo sempre in diretta, vogliamo subito passare alle pagine interne dei due quotidiani regionali. Passiamo subito, iniziamo subito con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara. Si parla che mancano all'appello 600.000 elettori, l'affluenza regionale è del 52%, Lega primo partito, Bella Chioma, segretario regionale della Lega Nord, esulta, al PD invece non riesce il sorpasso del Movimento 5 Stelle. Vogliamo passare altre notizie sempre regionali, manager Chieti, L'Aquila, la nomina slitta a giugno riguardo ai vertici della ASL, stop al Totonomi, la commissione d'esame non ha ancora deciso la rosa finale, entro giovedì forse la selezione sarà finita, poi la palla passa al presidente della regione Marco Marsiglio. Nel box in basso si parla della vicenda del Mercatone 1 dove Fioretti e Febbo a Di Maio facci partecipare all'incontro di oggi, la richiesta ufficiale è partita ieri mattina dall'Abruzzo.
Pescara, sempre in merito alle elezioni, ha scelto il sindaco, calo delle urne 6% in meno, l'affluenza si è fermata al 63,9% contro il 70,25% del 2014 e oggi alle ore 14 invece inizierà lo spoglio delle schede per vedere chi ha vinto nelle elezioni come sindaco sia dei comuni di Montesilvano e Pescara in particolare, ma vogliamo anche ricordare che i comuni in ballo per l'elezione del sindaco in Abruzzo sono 99. Poi passiamo a parlare della vicenda Mercatone 1, i lavoratori puntano alla cassa integrazione, San Giovanni Teatino oggi incontra il Ministero dello Sviluppo Economico dopo il fallimento del gruppo e i commissari straordinari dovrebbero occuparsi invece di far riaprire i punti vendita, questo è quanto riporta il Bruno Di Federico della UIL. E qui vediamo il presidio di ieri del personale davanti al punto vendita di San Buceto di Mercatone 1 dopo la chiusura improvvisa. Erosione invece, ci spostiamo sempre a Pescara, iniziato il rinfoltimento dei vecchi scogli, previsti fino al 7 giugno i lavori di rinforzo delle barriere, si proteggono gli stabilimenti al confine con Francavilla, qui vediamo i lavori che stanno effettuando questi giovani per proteggere le barriere. Andiamo avanti, ci spostiamo alla zona di Popoli, Terme di Popoli, stagione salva, si riapre il 10 giugno, sul sito della struttura annunciata la ripresa dell'attività, Fligelli e Lattanzio, il servizio deve essere duraturo, riportano qui. E poi a Montesilvano la denuncia invece dei residenti di Montesilvano Colli, il comune paga i danni per la strada non asfaltata via Fonte Dolmo, vediamo come i disagi che riporta la strada che è molto disagiata. E invece a Chieti all'università parte l'inchiesta prof assenteista, il caso finisce in procura, il rettore Caputi presenta denuncia sul docente che non ha fatto lezione per 3 anni e manda gli atti del procedimento disciplinare. Il caso si riapre, riporta qui l'articolo, a gennaio quando gli iscritti a fisioterapia inviano una denuncia al vertice dell'Ateneo, parte così l'indagine interna. E la manifestazione al campus è festa per 3 giorni, conta la rovescia per il festival con Coccoluto e Alex Neri. E si parla ancora dei candidati sindaci ad Atessa, attesa invece per 51 nuovi sindaci, scrutini dalle 14 in provincia, affluenza alle comunali del 58%. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo a Lanciano, pista ciclabile in bilico, via del mare, le polemiche, fondi della pista ciclabile per 100.000 euro, percorso contestato a Lanciano, il comune potrebbe perdere un contributo regionale sotto accuse di costi troppo elevati, Paolucci, consigliere regionale, denuncia convenzione non rispettata. E in articolo di spalla di destra si parla di la Sevel, entrano 120 interinali al lavoro da oggi fino ad agosto, in programma 650 assunzioni in queste settimane per consentire ai dipendenti effettivi di godere delle ferie estive e far fronte all'aumento di produzione. Spostiamo all'Aquila, altra vicenda sui lavoratori, caos dopo il sequestro, domani il consiglio di amministrazione. Accord, spunta l'ipotesi del commissario, riscenari per mantenere in vita l'azienda, ricapitalizzazione da 10 milioni oppure concordato preventivo e futura cessione. E qui si parla che oltre agli attuali 55 lavoratori erano previste altre assunzioni fino a 120 unità in fabbrica dove si continua a lavorare. Il clima all'interno è molto teso e il sentimento prevalente è l'amarezza.
Spostiamo adesso al comune di Avezzano, nuova giunta, De Angelis, sindaco di Avezzano, spegne le ambizioni dell'UDC, il primo cittadino legittime le aspettative dei gruppi, ma era giusto dare un chiaro segnale di discontinuità. Il sindaco dice che ha ascoltato tutti con grande rispetto, ma è mio l'onere della scelta. E a chi arriva a invocare il commissariamento dico di far prevalere lo spirito di squadra, riporta in un comunicato il sindaco, l'attuale sindaco di Avezzano. Andiamo avanti, ci spostiamo al comune di Teramo. E il caso sull'immigrazione, grazie alla figlioletta può restare in Italia, il Tribunale dei Minori accoglie il ricorso di una mamma filippina e le concede il permesso di soggiorno di 2 anni. La bimba, riporta qui l'articolo, va tutelata. E vediamo qui la foto del giudice Cecilia Angrisano sotto l'avvocato Luca Macci. Vediamo oggi anche, ci sarà l'addio all'avvocato Sgattoni alle 10.30, ricordo di un avvocato che è venuto a mancare sabato per un malore improvviso. E poi si parla Teramo, nei pacchetti dei tour operator 10.000 brochure saranno distribuite su tutta la costa abruzzese, musei aperti anche la domenica. Questo è dopo decenni di oblio, Teramo torna a pieno titolo nei pacchetti dei tour operator. Annunciare i primi risultati positivi dell'attività svolta in questi mesi è l'assessore proprio al turismo Antonio Filipponi. Preso invece sempre a Teramo il rapinatore dei giardinetti, arrestato il nigeriano che una settimana fa ha picchiato l'ex capo della protezione civile d'Ubaldo per rubargli il portafoglio, una settimana di indagini serrate tra riconoscimenti e testimonianze. Dopo la violenta rapina all'ex capo della protezione civile, ieri c'è stato l'arresto vicino alla villa comunale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Per gli investigatori e gli inquirenti è l'uomo che nella tarda serata di domenica scorsa aggredì e picchiò e rapinò del portafoglio il 65enne che vediamo qui nella foto, Mauro D'Ubaldo. E andando ancora avanti ci spostiamo adesso sul quotidiano il Messaggero regionale d'Abruzzo, anche qui si parla le prime pagine sulle votazioni che ci sono state ieri in Abruzzo, infatti Abruzzo alle urne. Pescara aspetta il sindaco e spinge a destra l'Europa, i primi flash, balzo della Lega, flessione Movimento 5 Stelle e PD in recupero. Dalle 14 di oggi per il comune, attesa per il vincitore o il ballottaggio. Qui nella foto vediamo i candidati sindaci di Pescara, sono stati ritratti nella foto mentre imbucano la scheda elettorale dopo aver votato. Voto in mattinata e serata allo stadio per Masci, invece Costantini, Sclocco e Civitarese li strandini alle urne con sorella e amici. Diamo l'attesa anche per altri 99 comuni della regione Abruzzo. Poi si parla, cambiando pagina, dei controlli auto non assicurate, multe a raffica. Lo street control colpisce sulla Riviera Nord e sulla Tiburtina, casi in preoccupante aumento secondo la Polizia Municipale, e la sanzione è di 868 euro più il conto del carattrezzi, e c'è chi sceglie di rottamare il mezzo senza recuperarlo. Vediamo qui in alto la foto del comandante dei vigili di Pescara, Carlo Maggitti, dove dice: ogni settimana controlli continui dei vigili con pattuglia doppia, in caso di violazione scatta l'arresto. E poi si parla anche di altri argomenti, spostandoci all'Aquila,
Lotta agli sporcaccioni, sconti sulla Tari per fermare il degrado. Più si conferirà nei centri di raccolta e meno si pagherà, fino al 10%. A breve partirà anche il progetto pilota delle isole ecologiche intelligenti. Qui la vediamo, l'isola ecologica intelligente, nella foto, dove viene riportato che si passa un codice a barre, viene aperto il cassonetto in base a quello che è in programma di poter inserirci all'interno del cassonetto intelligente. E a Sulmona invece si parla, assessore ripulisce personalmente l'Aiuola, non sono ancora in campo i 70.000 euro messi in bilancio per combattere, riporta qui l'articolo, il degrado cittadino. E a Pizzoli, sesso nel privé, il gestore di un night club condannato. E vediamo nelle indagini portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo, oltre al gestore erano state coinvolte delle donne rumene a vario titolo, sempre per favoreggiamento e induzione alla prostituzione, per le quali si è deciso di procedere separatamente. E le donne, sempre secondo le risultanze investigative, provvedevano anche a contrattare con i clienti il prezzo per le loro prestazioni. Ci spostiamo andando avanti adesso sulla provincia di Chieti. ASL, prove orali da ripetere per il concorso per dirigente. Il concorrente vince il ricorso al TAR, la commissione era stata modificata. Secondo i giudici, ciascun candidato potrà assistere agli esami degli altri. Questo è quello che riporta la sentenza del ricorso che è stato fatto al TAR, perciò si apre una settimana importante per il futuro della ASL, dove la nomina del nuovo direttore generale da parte della giunta regionale è in attesa fra domani e mercoledì, e con il probabile ritorno anche di Francesco Zavattaro, ma soprattutto con i vertici aziendali impegnati a risolvere la grana del concorso per un posto di dirigente amministrativo nell'area giuridica amministrativa. E poi ancora si parla della vicenda del Mercatone 1, veramente una triste vicenda, un tavolo al MISE, il Ministero che presiede Luigi Di Maio, l'appuntamento è per oggi alle ore 14.30, dove il Ministro e Vice Premier Luigi Di Maio ha convocato le parti anticipando il termine del 30 maggio. E vediamo anche che in Abruzzo interessa 100 dipendenti, oltre agli addetti dell'indotto fra San Buceto, Cerne di Pineto e Colonnella, dopo il fallimento dell'azienda che è avvenuto tramite social network. E poi si parla, teneva a Vasto 40 kg di marijuana, non è spaccio, pena ridotta. Questa è una vicenda che risale al 19 agosto 2018, i finanzieri avevano trovato in casa 40 kg di marijuana che secondo le forze dell'ordine preveniva da un terreno nelle vicinanze dell'abitazione. Però la Corte ha accolto la tesi secondo cui la detenzione dello stupefacente, seppur oggetto di coltivazione, potesse, riporta qua l'articolo, essere come in effetti è stato ricondotta all'ipotesi meno grave della detenzione di lieve entità. Perciò, andando ancora avanti, ci spostiamo a Teramo, dove gli sfollati di Colle Atterrato rivogliamo le nostre case. Eccoli qui durante la protesta che è avvenuta, la manifestazione con gli striscioni, i politici ci hanno tolto la dignità, dicono, gli sciacalli nelle abitazioni abbandonate, troppe lungaggini nella ricostruzione. E qui vediamo qui a destra della foto la protesta e a sinistra gli striscioni, dove riportano la protesta che di quelli che abitavano lì. Adesso ci spostiamo allo sport, ci sono tante notizie sportive, specialmente sul Pescara Calcio, dove qui riporta
L'articolo Pescara sfuma il sogno Serie A, un rigore di Di Carmine piega la resistenza dei biancazzurri e manda in finale il Verona. Qui infatti vediamo a vario titolo il grande calcio dell'estate, si parla ancora di questo mega appuntamento che c'è stato ieri sera, che il Pescara purtroppo non è riuscito a portare il suo successo. Infatti anche il Messaggero dice delusione cocente. Il Verona vince grazie a un rigore di Di Carmine nella ripresa e si qualifica per la finale dei play-off che incontrerà il Cittadella. Un campionato straordinario, però resta il senso amaro in bocca. Bellini fallisce il possibile pari finale. Scognamiglio ha causato il fallo determinante per l'assegnazione del penalti del rigore e vediamo che Di Carmine invece ha centrato il rigore portando la vittoria al Verona. Vogliamo vedere sia il servizio della partita di ieri sera, ma anche l'intervista che c'è stata a Pilon. Prego. Il Pescara manca l'approdo alla finalissima dei play-off, perdendo di misura con il Verona, che sfrutta al meglio il rigore trasformato da Di Carmine al 28esimo del secondo tempo. Nella sfida giocata dinanzi ai propri tifosi, la squadra abruzzese sente forse troppo il peso della posta in palio e non riesce così a ripetere la buona partita del Bentegodi, al cospetto di un Verona più propositivo e che nel primo tempo è apparso più lucido e anche più convinto nei momenti decisivi della sfida. Sarà così tutta veneta la gara per designare la terza squadra che salirà in Serie A dopo Brescia e Lecce, ma al Pescara vanno solo applausi per aver comunque regalato ai suoi tifosi una grande stagione. Pilon riconferma in toto la squadra del match giocato in terra veneta. Aglietti, che non recupera Di Gaudio, cambia una sola pedina rispetto al match del Bentegodi, con Colombatto per Danzi a centrocampo. All'Adriatico bel colpo d'occhio sugli spalti con oltre 11.000 spettatori in una serata piovosa. Dirige a Battista Di Molfetta con l'avvio di partita all'insegna dell'equilibrio e con le due formazioni attente a non scoprirsi. Al 13esimo tiro sull'esterno della rete di Laribi, che poi al 18esimo di testa in area piccola dal limite mette clamorosamente a lato. Nel giro di 3 minuti poi si infortunano Pinto nel Pescara ed Emperer fra gli ospiti, con l'ingresso in campo di Del Grosso da una parte e Bianchetti dall'altra. La formazione biancazzurra soffre un po' la verve dei veneti, costretti a cercare la vittoria. Le verticalizzazioni della squadra gialloblu creano qualche problema a Fiorillo e compagni, con il Verona molto dinamico e attacca la formazione ospite, che al 36esimo trova anche la rete di Di Carmine, annullata però per fuorigioco con l'ok del VAR. Il Pescara si vede solo al 46esimo quando Gaston Brugman prova il colpo da biliardo dai 20 metri, mancando però il bersaglio grosso. Nella ripresa al secondo Marrassin scivolata in area ospite, non arriva all'appuntamento con il pallone che avrebbe potuto regalare al Pescara il vantaggio. Passa un minuto e Ledian Memushai da 18 metri mette la sfera di un soffio fuori dopo una deviazione. Al sesto l'albanese ci riprova, ma Silvestri para. Meglio i biancazzurri in questa prima parte di ripresa, con il Verona costretto ad arretrare ma che si rende pericoloso con Di Carmine, che salta di testa mettendo il pallone fuori di pochissimo. Al 23esimo Aglietti manda in campo Parzini per Colombatto, con la squadra ospite che passa così al 4-2-4, e con al 23esimo il miracolo però di Silvestri su Mancuso. Nel Pescara dal 25esimo minuto c'è in campo Ugo Campagnaro per Sottil, con il Delfino che si schiera con il 3-5-2 e che prende però il rigore della svolta del match al 28esimo quando Scognamiglio va a commettere fallo in area abruzzese su Di Carmine. Rigore netto, come l'ingenuità del difensore abruzzese, che viene anche ammonito. Dagli 11 metri il bomber veneto non sbaglia per il vantaggio ospite, che in questo momento vede così i ragazzi di Alfredo Aglietti in finale. Doccia gelata per gli 11.000 dell'Adriatico, che però cercano di spingere i propri beniamini ad una reazione che in un certo senso arriva con attacchi affollate che però vedono la difesa ospite riuscire in qualche modo a salvarsi, e con il Pescara che poi resta in 10 al 90esimo per l'espulsione di Scognamiglio, e poi al 94esimo la super occasione mancata da Bellini per il gol che sarebbe valso la finalissima. Così non è, ma al Pescara vanno solo applausi. Bicchiere non mezzo pieno, di più, perché la squadra è andata al di là delle più rosee aspettative, però è mancata la ciliegina della torta della finale. Sì, è vero, nel senso che è una grandissima delusione, perché la squadra meritava perlomeno di giocarsi la finale. Purtroppo non ci siamo riusciti,
per colpa mia, non lo so, per tante situazioni mi prendo la responsabilità di quello che è successo. È un vero peccato, perché la delusione è talmente enorme in questo momento che faccio fatica anche a parlare, sinceramente. Lei qualche giorno fa aveva più volte detto, anche rivelato, che in caso di promozione in Serie A ci sarebbe stato il rinnovo automatico del contratto. Così non sarà, lei lascia con qualche rammarico, comunque soddisfatto di aver portato il Pescara alla semifinale dei playoff? Beh, rammarico sicuramente c'è, perché è una cosa che sognavo sinceramente, di andare in finale e cercare di giocarmela lì, però dobbiamo anche dire che mi ha fatto un'annata molto positiva, mi ha fatto, secondo me, raggiunto la salvezza a 3 mesi d'anticipo, siamo andati arrivati a un passo dalla finale, abbiamo valorizzato i giovani, devo dire che le cose di buone ce ne sono state fatte. Purtroppo questa sera è mancata proprio la ciliegina sulla torta, non c'è niente da fare. Questo mi dà un grandissimo rammarico, mi dispiace. Lascio però con molto affetto la tifoseria, i miei giocatori che mi hanno sempre sostenuto, che sono sempre stati vicini, che hanno lavorato con grande dedizione. E ringrazio Giorgio Repetto che mi ha portato qui e che mi è sempre stato vicino nei momenti anche di difficoltà, che mi ha sempre rassicurato e mi ha lasciato tranquillo. Ringrazio anche voi giornalisti, perché siamo sempre stati parte integrante di questo percorso che abbiamo fatto assieme in questo anno e 3 mesi. È stato bello, purtroppo è finito. Ed è giusto che la società ricominci con un nuovo allenatore, con nuovi stimoli, e sono sicuro che il prossimo anno faranno grandi cose. Dalla Serie B ci spostiamo alla Serie C, dove il Teramo Calcio, Iachini, i primi passi per il nuovo Teramo, il presidente firmerà il passaggio delle quote soltanto tra una settimana e solo dopo si potrà fare il punto su conferme o cessioni. Vediamo. Adesso spostarci sul Giro d'Italia, dove un abruzzese ieri ha vinto la tappa, Ivrea-Como, è una gioia, dice, incredibile, che vale una carriera intera. Qui vediamo Cataldo sul podio, dove brinda al successo sul Giro d'Italia. E anche altre notizie, il centro riporta la vittoria di Cataldo, fuga per la vittoria, Como impresa tra applausi, capolavoro per il miglianichese che parte con Cattaneo dopo 16 chilometri, qui lo vediamo dove esulta la sua vittoria. E poi vogliamo concludere con l'ultima notizia sulla Formula 1. Risveglio Ferrari dietro al solito Hamilton, l'inglese della Mercedes ho guidato con lo spirito di Lauda, secondo Vettel dopo la penalizzazione di Verstappen. E domenica difficile anche per Bottas, comunque sul podio, il finlandese protagonista di un contatto con l'olandese e poi di un secondo pit stop che compromette la sua gara. E poi vediamo a destra l'omaggio che è stato fatto ieri a Monte Carlo con saluto alla leggenda con sirene e cappelli in onore di Niki Lauda. Con quest'ultima notizia vogliamo ringraziarvi per l'attenzione che avete mostrato e continuate a mostrare ogni giorno nel seguirci con Mattino 6. E Mattino 6 riprenderà domani mattina sempre alle ore 8 in diretta su TV6. Vogliamo ricordare la programmazione di oggi con i telegiornali di TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Buona giornata.